Buonasera, ben trovati in diretta dagli studi di Telebari. In primo piano la cronaca è stato arrestato dalla polizia il presunto responsabile dell'omicidio di un uomo di nazionalità somala il cui cadavere è stato trovato vicino ai binari della stazione di Bari nella notte tra il 17 e il 18 febbraio. L'uomo presentava una ferita profonda al collo inferta con un'arma da taglio in poche ore grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza interne alla stazione centrale i poliziotti della squadra mobile della Polizia hanno identificato il presunto assassino sottoposto a fermo l'uomo dovrà rispondere di omicidio volontario sono in corso le indagini per ricostruire movente e dinamica dell'accaduto sono stati identificati dalla polizia i presunti autori della rapina ad un imprenditore avvenuta la scorsa estate nella sua villa a Bisceglie. Cinque le persone arrestate Cinque persone arrestate, quattro i baresi e uno residente nel nord barese sarebbero i presunti responsabili di una violenta rapina ai danni di un imprenditore di Biscegli venuta a luglio dell'anno scorso. Dalle lunghe indagini è emerso che il gruppo criminale fece irruzione nella villa dell'imprenditore sorprendendolo mentre era seduto sul divano, immobilizzato e legato, i malviventi gli avrebbero sfilato un Rolex e contanti per 1800 euro. Non contenti avrebbero preteso dall'uomo altro denaro e sotto minaccia di una pistola infilata in bocca lo avrebbero portato negli uffici aziendali poco distanti. Nella Speranza di trovare una cassaforte dalla quale prelevare altro denaro. Tentativo fallito, constatata l'assenza di cassette di sicurezza. Dopo aver provato a rubare anche l'auto della vittima, sarebbero quindi fuggiti, portando via però le immagini dell'impianto di videosorveglianza. Coordinati dalla procura di Trani, i poliziotti della squadra mobile di Bari sono riusciti a identificarli. A tre dei cinque arrestati, l'ordinanza di custodia cautelare è stata notificata in carcere, dove erano già detenuti per un'altra rapina commessa ai danni di un autotrasportatore nel giugno 2021. E restiamo sulla cronaca, una bimba di 5 anni è stata trasportata al policlinico di Bari con gravi ferite dopo essere stata aggredita per strada da un cane. L'episodio è venuto questa mattina nel rione San Paolo. La bimba era in strada con la mamma quando un pitbull l'ha zannata al viso. La bimba sarebbe stata prima trasportata al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo, poi di lì trasferita ad urgenza al policlinico dove si trova in prognosi riservata. La piccola non è in pericolo di vita ma le condizioni vengono definite gravi dai medici. In questo momento è sottoposta ad alcuni accertamenti e con ogni probabilità sarà necessario un intervento di ricostruzione che verrà eseguito dall'equipe di chirurgia plastica del professor Giuseppe Giudice. Lo stesso cane di razza Pitbull ha aggredito una bambina, ha ferito anche un ciclista, procurandogli lesioni lievi, graffi. Dicono gli investigatori sull'episodio: indagano polizia locale, veterinari e guardie zoofili. La bambina è tuttora ricoverata al policlinico di Bari. Ed è ancora alto il numero dei contagi in Puglia anche se in linea con l'andamento delle scorse settimane. Il totale dei positivi al Covid-19 tende a diminuire. Nelle ultime 24 ore sono 4.244 nuovi infetti su 32.104 tamponi con un tasso di positività che si attesta al 13,2%. Alto anche il numero dei morti, 22 nelle ultime 24 ore, che portano il numero complessivo dei decessi dall'inizio. Inizio della pandemia, 7.552, stabile la situazione negli ospedali. Cambiamo argomento, la Gazzetta del Mezzogiorno torna in edicola, ma anche sul web e sui social. Sempre nuova è l'alba, il titolo della prima pagina, il servizio di Roberto Maggi. Sempre Nuova è l'Alba è una citazione di Rocco Scotellaro a titolare Il Ritorno, in edicola della Gazzetta del Mezzogiorno, una rinascita dopo mesi di silenzio forzato che però non ha interrotto la voglia di informazione e il legame con un territorio lungo 134 anni. Un giornale che torna a esistere a un sentore d'alba nel crepuscolo della carta stampata che accompagna la scia del post-900, scrive il direttore Oscar Ierusi nel suo editoriale di apertura, un ritorno accolto con entusiasmo soprattutto dai lettori. È un ritorno alle origini, è un pezzo di noi perché la Gazzetta del Mezzogiorno ci identifica culturalmente dalla cifra della nostra storia e quindi oggi sono felice. Sono felice anche perché come si legge nel titolo sempre nuova è l'alba e quindi questa è una rinascita. La vita che torna come eravamo abituati, non siamo, non siamo capaci a stare senza. Ecco è tutto il giorno, dal mattino senza di questo non mi trovo. E se la gazzetta è un simbolo per tutti i pugliesi, lo è anche per gli edicolanti che portano il nome affisso sui propri negozi, Antonio Sebastiani, storico edicolante del centro di Bari, non ha trattenuto la felicità per questa nuova rinascita. È una cosa bellissima oggi, perché dopo sette mesi, sai che si dice per un quotidiano che poi è il nostro giornale eh, giornaliero, sai che si dice? che è una cosa bellissima. Tutti questa settimana hanno chiesto la gazzetta, qualcuno sta prendendo pure due o tre copie. Non è, solo, non è solo uno, due o tre copie da conservare, che è una cosa eh, che devi dire, però una, una giornata storica oggi. Perché negli ultimi tempi siamo andati ad avere dei cali in generale di quotidiano, oggi è, diciamo, è una cosa bellissima, se ne sono andate oltre 200 copie, ciò cioè puoi capire. Mo è andato in agenzia a prendere altre 50 copie, ciò cioè puoi capire che è bellissima giornata per noi. Pure a livello di guadagno, tra parentesi, ma non è, non è tanto quello, è proprio perché mancava il giornale nostro in tutti questi mesi, Insomma, abbiamo sofferto tutti. Il ritorno della Gazzetta del Mezzogiorno restituisce una voce storica della Puglia e della Basilicata nel panorama editoriale italiano. Lo scrive in una nota l'Ordine dei giornalisti della Puglia in occasione del primo numero della Gazzetta del Mezzogiorno tornata oggi in edicola dopo sette mesi. Avevamo auspicato un silenzio breve a causa delle vicissitudini societarie. Continua la nota: Così non è stato, ma fortunatamente possiamo parlarne al passato. Ora c'è da augurare che il nuovo presente, nel quale tornano protagonisti la redazione Tutte le maestranze arricchisca la lettura del nostro territorio che, nonostante il recente dinamismo editoriale senza gazzetta, era diventato comunque più povero. Voltiamo pagina. Questa mattina gli studenti del liceo Salvemini si sono recati nel bosco del futuro al quartiere San Paolo durante le ore di alternanza scuola-lavoro per curare l'area verde e per porre ai piedi di due alberi le targhe in memoria di Giuseppe Renocci e Lorenzo Parelli, le due giovani vittime decedute proprio durante lo svolgimento di uno stage. Sentiamo sensibilizzare sul tema della sostenibilità ambientale trasmettendo conoscenze specifiche di permacultura al via Casa delle Culture e Laboratorio di Orto Sociale, iniziativa gratuita e aperta alla cittadinanza italiana e migrante, nata con l'idea di favorire momenti di socializzazione e condivisione attraverso la cura della terra, che diventa metafora ideale del prendersi cura degli altri e di se stessi, e così gli spazi aperti dal centro polifunzionale comunale in via Barisano Datrani, al quartier San Paolo accoglieranno attività di Orti cultura, in cui saranno creati un orto e il giardino officinale tramite l'utilizzo di tecniche agrarie naturali e rigenerative, una nuova occasione per vivere e condividere esperienze di comunità tra migranti accolti e residenti, con l'idea di favorire anche la riqualificazione e la cura degli spazi verdi di Casa delle Culture. Qui andremo a realizzare appunto un orto con una parte appunto di piante orticole ma scelte proprio dai ragazzi della struttura così potranno anche essere un po' più legati alle loro coltivazioni. Quindi andremo a chiedere anche che tipo di verdure, che tipo di spezie loro utilizzano nei loro paesi di origine e cercheremo appunto di andarle a propagare in questo terreno. Purtroppo appunto il vecchio orto è stato un po' abbandonato, quindi andremo a a lavorare di nuovo il terreno, andremo a realizzare qui delle aiuole eh, anche rialzate eh, per agevolare anche l'utilizzo a persone disabili dove è possibile e nella parte eh, posteriore della struttura c'è una, una piccola zona dove ci sono piante officinali anche della macchia mediterranea, quindi i ragazzi potranno anche conoscere i nostri tipi di piante, potranno imparare a propagare le piante, quindi sarà anche, ci sarà anche la possibilità di trovare un lavoro un domani in questo, in questo settore. Al via i lavori della tredicesima edizione dell'International Trading Summer School in programma il 19 e il 20 luglio, tappa finale a Capurso con uno studio sulla Basilica Reale della Madonna del Pozzo. Sentiamo. Prendono il via i lavori per la tredicesima edizione dell'International Trading Summer School che si svolgerà dal 19 al 20 luglio, con partenza ad Assisi con il rilievo del monastero di San Damiano d'Assisi e conclusione a Capurso con gli studi della Basilica Reale della Madonna del Pozzo. L'iniziativa anche quest'anno è organizzata dal Comitato Internazionale Fotogrammetria Architettonica e dal Laboratorio Ufficiali Prove Materiali del Politecnico di Bari ed è supportata dai collegi dei geometri di Bari e Matera. Una delle attività di quest'anno all'interno dello sviluppo dei lavori della tredicesima uh, International Training Summer School verterà anche nell'ambito del rilevamento con le nuove tecnologie della uh, Basilica Reale della Madonna del Pozzo di uh, Capurso. E in particolare, qui verranno testate le uh, nuove tecniche di rilevamento. Uh, laser, in particolar modo un LIDAR uh, montato sotto un drone e uh, il classico utilizzo del laser scanner uh, terrestre 3D. E dopo le restrizioni dovute alla pandemia quest'anno saranno circa 30 gli iscritti che apprenderanno l'utilizzo delle nuove tecnologie come il laser scanner, la termografia, la fotogrammetria, i droni e i georadar. Questo è un progetto che nasce dalla collaborazione di due aziende, Paral Click e Drone, eh, attive già sul territorio da quasi dieci anni, eh, quindi già un'esperienza consolidata sia sul territorio sia nell'ambito della, della fotogrammetria e della ricostruzione 3D di edifici, opere o eh, architetture di un certo rilievo. Scoprire il centro storico attraverso il racconto dei bambini e l'iniziativa promossa dall'Istituto Comprensivo San Nicola Corridoni per avvicinare i più piccoli alla valorizzazione della cultura, il servizio. Faremo un, un tuffo nel Medioevo. Questo periodo parte dalla da distruzione dell'impero romano d'Occidente fino all'anno all 1000. Costantino è una delle giovanissime voci che questa mattina hanno fatto da guida turistica per raccontare il centro storico di Bari. Seguendo la linea storica realizzata in classe, ha spiegato insieme ai suoi compagni e a un pubblico composto da mamma e papà le caratteristiche di edifici storici, vicoli e monumenti, patrimonio culturale anche per questi piccoli cittadini. Cittadini del presente, ma soprattutto del futuro. I locali a pian terreno, i sottani, si trovano al di sotto dell'attuale livello stradale. Ma un tempo non era così. In passato, infatti, quando una casa crollava, tutte le macerie non venivano portate via, ma venivano spinate sulla strada, a il livello si alzava. E le torri sono fatte in soliti blocchetti di pietra viva, mentre solaio e tetto sono in legno. E le monofore murate. Sono delle finestre ad arco che furono murate e col passare del tempo aprirono larghe finestre rettangolari. L'iniziativa che rientra nel progetto Le Pietre parlano si tiene già da diversi anni ed è diventata un'occasione unica per avvicinare al patrimonio culturale cittadino non solo i ragazzi ma anche le loro famiglie, stimolate da un'interazione costante con i propri figli. Il percorso Le Pietre parlano è un percorso per la tutela del patrimonio. Quindi i bambini scoprono le bellezze artistiche del territorio e lo studiano, lo conoscono e così imparano ad apprendere apprezzarlo e a consegnarlo alle future generazioni. Attraverso il progetto i bambini imparano a conoscere la storia del territorio e ehm, a capire che la storia generale si, si riflette nella storia locale. E oltretutto questo progetto è nato ben 25 anni fa quando i baresi non, non volevano mettere piede nella città. Evviva la scuola e viva Anzia! L'onorevole Sandra Zampa, rappresentante del ministero della Salute, ospite ieri a Turi per inaugurare un ciclo di incontri sulla Costituzione e fare anche il punto sulla emergenza Covid, l'ha intervistata per noi Francesco Russo. Turi riparte dalla Costituzione grazie ai seminari dell'Associazione di Promozione Sociale di Diario per approfondire i diritti e i doveri della Carta Fondamentale della Repubblica, in primis la salute, ospitando l'onorevole del Partito Democratico Sandra Zampa, responsabile della comunicazione del Ministero della Salute e già sottosegretaria nel Governo Conte 2. La Costituzione all'articolo 32 ci dice... Che c'è un diritto alla salute e che è dovere di chi governa di tutelare questo diritto, è un diritto individuale e collettivo. Questo ci ha condotto anche a fare scelte importanti, dure anche difficili durante la pandemia. Perché chi governava e chi governa oggi ha l'obbligo di tutelare la salute di ogni cittadino. Spesso noi trascuriamo il valore straordinario del servizio sanitario pubblico. Noi dobbiamo imparare a fare grande tesoro di, del servizio sanitario e ricordarci che sono le tasse che ci rendono possibile di avere il servizio sanitario gratuito nazionale e perciò essere anche cittadini coscienziosi. Tra i temi della serata il vulnus sul piano pandemico del 2020, oggetto delle indagini della Procura, l'importanza della scienza e l'efficacia dei vaccini anti-Covid, di cui la prospettiva di uscita dall'emergenza nei prossimi mesi. Il Governo sta valutando una serie di allentamenti. Immagino che alla, si possa prevedere a metà marzo, se vanno avanti in questo modo i dati, che all'aperto, per esempio, ci si possa sedere a un bar... Per consumare seduti all'aperto anche in assenza di Green Pass. Però i dati devono confermare un andamento che sembra in corso. Noi abbiamo ancora 300 morti e più al giorno. La linea del governo è essere prudenti per non commettere errori che poi ci portino di nuovo a restrizioni. E per questa edizione del TG Serai tutto, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata. Trovate in aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. La giornata di domenica vedrà una perturbazione scivolare dal nord Europa verso i Balcani e l'ambire ancora un po' del centro-sud Italia con della variabilità. Tornano però già i venti da nord sulle nostre regioni settentrionali con condizioni di bel tempo. Andiamo al dettaglio perché appunto sarà una giornata che via via vedrà delle schiarite anche ampie al settentrione, sul medio alto versante e tirrenico, variabilità invece sul medio adriatico al sud con qualche localizzata goccia di pioggia. La prossima grafica di fatti ci fa vedere come non escludiamo isolati piovaschi... sul medio Adriatico e le aree più interne. Però insomma, poco veramente da segnalare, fenomeni scarsi o del tutto assenti. Sarà però una condizione atmosferica di variabilità, dicevamo, per il medio Adriatico al sud e per quanto riguarda invece il medio Tirreno e le regioni settentrionali torna il bel tempo, al nord venti asciutti di grecale e tramontana e le temperature che di nuovo al nord ovest toccheranno i 15 gradi, osservate però anche al centro sud e principali località di nuovo 15-18 gradi. Il vero inverno è veramente latitante dalle nostre regioni, tutti i dettagli precisi li trovate scaricando l'app di Trebi Meteo.